ringrazio per essere intervenuti a questa conferenza che teniamo questa sera, patrocinata, organizzata dal gruppo consigliere del Partito Democratico al Comune di Pescara, e ringraziando tutti quelli che sono intervenuti a partire dagli ospiti, perché questa iniziativa si svolge grazie alla loro disponibilità e generosità, perché non un euro costa al gruppo consigliare. D'altra parte il sindaco e l'assessore come prima misura hanno tagliato i fondi comuni, dal punto di vista adesso stiamo ricostituendo con qualcosa, e poi soprattutto c'è la disponibilità di amici, a partire da Antonio De Giudice, che mi ha aiutato a organizzare questa sera una conferenza per parlare di un bel libro, che non è l'ennesimo libro, dedicato a un padre, io spingerei quasi a dire il padre, qui diventa divisivo, comunque un padre della Repubblica dell'Italia Democratica, cioè Alcide De Gasperi. L'autore è Giuseppe San Giorgi, lo vedete qui quasi immediatamente alla mia destra, dopo il sindaco, e con l'autore abbiamo chiamato a ragionare, a discutere di questo libro una serie di personalità illustri, tra studiosi, politici e testimoni, che hanno dedicato molto tempo appunto a inquadrare questa TV. Il professor Stefano Trinchese, che è direttore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, se ricordo bene, dell'Università di Chieti, e che è storico contemporaneista e peraltro studioso in prima persona di De Gasperi, su questo poi ritorneremo. Giuseppe Vacca, credo attualmente presidente del Istituto Gramsci, una vita di studi dedicata appunto soprattutto alla storia del movimento comunista e socialista del Novecento, è la figura del popolare di Gramsci, Togliatti, e quindi inevitabilmente anche di De Gasperi, perché ricordando un po' quello che diceva Dante nella Divina Commedia a proposito di San Francesco, parlando di San Francesco si parla di San Domenico, di San Domenico, di San Francesco, così forse, dice, si parla lì, cioè, potremmo dire che parlando di De Gasperi si parla di Togliatti, parlando dell'uno si parla dell'altro. E se non lo si fa si sbaglia, sono pienamente d'accordo. E quindi in conclusione, e per me anche una grande emozione, il presidente Ciriaco De Mita, che ovviamente oltre alla vita svolta al servizio delle istituzioni è stato anche un giovane, diciamo, impegnato in prima persona in queste battaglie, quindi anche un testimone dell'epoca, e anche in questa veste è qui presente questa sera. Io darei subito la parola per il suo saluto al sindaco Marco Alessandrini, anche perché altrimenti mi picchia, perché è già in ritardo su due appuntamenti, credo, quindi penso che sia inevitabile che dia adesso il suo saluto. Non picchia nessuno, non è assicurare. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri illustri ospiti, buonasera ai presenti. Oggi è una giornata davvero movimentata, va bene così. Devo dire, l'ho detto qualche minuto fa all'autore, che mi fa davvero piacere incontrare Giuseppe San Giorgi, di cui avevo letto qualche anno fa, nulla immaginandoci che il mio futuro, un libro che trovai molto bello, Piazza del Gesù. Ecco, è molto la formula utilizzata, quella cioè del diario. Ricordo anche un passaggio che mi colpì molto a proposito del giorno in cui è scomparso il suo papà, eppure il dovere si deve continuare, una dotazione molto sobria, è un passaggio che mi colpì molto. E oggi ne presentiamo un altro di libro, un libro su veramente un padre della patria, sostanzialmente, una figura che continua a mantenere fascino, suggestione, quindi non è facile resistere. Penso che il ricordo di De Gasperi in qualche modo vada oltre, debba andare oltre la nostalgia, nel senso di una politica diversa,
rispetto a quella che troppo spesso va in onda oggi, che significa missione, significa responsabilità, capacità di governo, il senso della storia. È una figura che in qualche modo mi pare torni di attualità nel momento in cui oggi affiorano delle angosce dinanzi al futuro, con l'Europa, l'Europa del rigore che sembra matrigna e in cui insomma, si avverte il bisogno, la necessità di guide politiche forti. Penso anche alle lezioni di Gasperi della politica appunto come missione, non come modalità per sbarcare più o meno bene il lunario. No? Politica di professione, oggi che i professionisti della politica vengono visti come degli appestati o giù di lì. E penso anche no, al dopoguerra in cui in qualche modo De Gasperi agì, perché anche oggi qui torno in analogia, sostanzialmente sembra che si viva una specie di crisi di trapasso. Certo non ci sono le macerie della guerra, ma le crescenti preoccupazioni di noi tutti di fronte al futuro nostro e naturalmente delle generazioni che verranno. Poi De Gasperi, insomma, mi è venuto in mente quel leggendario aneddoto, non so se immagino aver accennato nel libro, quello per cui nel rappresentare l'Italia sulla fine del 1945 alla conferenza di pace di Parigi lo fece con il cappotto rovesciato, come si utilizzava loro, un po' come la mela divisa a metà di Nicola, cioè simboli che restano forti. Restano forti oggi in cui ispira forte questo vento di antipolitica, però l'invito è sempre quello di non cedere alla tentazione di cadere in questo vortice, ma al contrario lanciarla in termini di mobiltà, di dignità, di credibilità. In un contesto come quello di oggi in cui tutti, a cominciare dai miei amici cittadini, sono lieto che ci sia il mio collega De Vita, penso come sindaco naturalmente, perché la sensazione è che i sindaci sono troppo spesso amministratori di frontiera. Vi ringrazio, chiudo qui il mio breve intervento e mi scuso preventivamente per il fatto che fra pochi minuti dovrò abbandonare la sala in quanto, ahimè, richiesto in una serie di incontri. Grazie e buon proseguimento a tutti. Bene, a questo punto avrebbe dovuto esserci il saluto del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che però è dovuto andare a Teramo per un incontro con i sindaci sugli interventi per il dissesto idrogeologico, quindi ringrazio, ci saluta, ma appunto si scusa per non poter essere presente. Saluto il candidato alla Presidenza della Provincia, Antonio Di Marco, sindaco anche lui di Abateggio, impegnato in una strana campagna elettorale, però forse è più complicata di quella normale, perché convincere i politici è più complicato che ottenere il voto dai cittadini, quindi faccio i miei migliori auguri per questo impegno. Il senso di questa iniziativa è stato illustrato dal sindaco. Questa biografia nuova di De Gasperi, anche programmaticamente l'autore aveva l'intento di riproporre un modello, perché sicuramente è importante per un tempo così, questa parola così abusata, che è la crisi, avere anche qualche riferimento che è motivo di speranza. De Gasperi, perché poi noi siamo abituati a considerare la storia ovviamente a valle come un percorso lineare, e sembra quasi che fosse scontato, diciamo, che le cose andassero così come sono andate, che cioè un'azione annientata dall'inchinità dalla guerra trovasse il cammino prima della democrazia e poi progressivamente e crescentemente del benessere. De Gasperi invece è stato proprio l'uomo, insieme alla generazione di altri protagonisti, che a partire dalla sua formazione, dalla sua qualità umana, ma proprio dalla sua umanità, ha indirizzato l'Italia su un cammino che non era previsto. Non fu il solo, noi pensiamo anche come democratici che sia importante alimentare anche questa consapevolezza, anche come un riferimento per chi fa politica oggi. Oggi parliamo di De Gasperi,
Qualche tempo fa, sempre con la disponibilità di Beppe Vacca, ci siamo ritrovati con Macaluso per parlare di un importante libro scritto appunto da lui su Togliatti, e insomma anche con gli interessi dei colleghi consiglieri vorremmo, accanto insomma a una certa attenzione per l'attualità che è la ragione del nostro impegno, portare avanti anche della consapevolezza su queste figure, anche come ragione di impegno per il presente. Un aspetto, e poi su questo do subito la parola ad Antonio De Giudice, che ovviamente è l'altro discussante di questa conferenza, e non è un caso che insomma così tante persone autorevoli si trovano qui questa sera. Noi abbiamo imparato a conoscere Antonio come storico direttore del centro in una lunga e importante stagione, ma in realtà negli anni precedenti insomma è stato uno dei giornalisti più addentro alla politica italiana. Quindi sono gli anni in cui diciamo ha costruito queste relazioni, questa sera ci ha reso anche disponibile, lo ringraziamo. Ma un aspetto che mi avvicinerei dalle parti del professor Trinchese, appunto autore di uno studio sul giovane De Gasperi, sul De Gasperi asburgico, praticamente deputato parlamentare dell'impero di Vienna. Ecco, probabilmente il De Gasperi, fondatore della Repubblica Italiana, deve tutto questo anche al suo essere molto altro rispetto a una certa italianità, e questa è una cosa su cui è interessante soffermarci. Adesso arriva una cosa un po' complicata, forse Antonio va bene a mettersi qui a questo punto, approfittando dell'opportuna fuga del sindaco, così recuperi questo microfono. Appena si libera la poltrona. Ecco qui, poi una poltrona è impegnativa. Bene, io quindi ti ho lanciato il tema, tu adesso... Qual è il tema? Dove stanno i nostri studi? De Gasperi asburgico. Come sapete, come l'altra sera... Microfono. Io lo so che questa ripresa è una provocazione a me, perché siamo stati ieri insieme a pranzo a casa mia a prepararci il lavoro di oggi, e parlando della trasmissione della sera precedente, sera della storia, hanno parlato di De Gasperi, la parte più importante, diciamo la voce narrante era Becker e San Giorgi. Poi c'erano vecchie interviste alla moglie De Gasperi dei tempi dell'arresto, del fascismo, c'era l'intervista alla figlia, a Maria Romana. Poi c'era Niccolò Carandini che commentava al tempo la conferenza di Parigi, quindi è stata una tradizione molto interessante. A un certo punto, parlando di De Gasperi, che nasce in Trentino, a Pieve di Tessino, è cittadino austriaco, perché il Trentino, quando nasce De Gasperi, 1886-81, è asburgico, quindi De Gasperi non è italiano. Lui studia a Vienna, è deputato al Parlamento di Vienna, quindi lui... Allora, perché Presunto mi ha provocato? Perché io ho detto che De Gasperi è stato un padre costituente, fondatore di questa Repubblica, ma non aveva pensato che lui era tedesco, non conosceva l'Italia, non sapeva come sarebbe andata a finire. Se avesse immaginato come sarebbe andata a finire, forse si sarebbe fidato un po' meno degli italiani. No, è una vecchia storia, ma questo è, diciamo, una provocazione giocosa, secondo me neanche tanto. Le questioni invece più importanti che il libro di San Giorgi pone sono, allora, un De Gasperi è un cittadino normale, un uomo della strada. Quando il fascismo
lo graziò per interventi del vescovo di Trento e lo scarcerò, gli impose di stare a Roma e di non tornare in Trentino, perché in Trentino, secondo Mussolini, avrebbe avuto la sua base elettorale, la sua forza, e in realtà De Gasperi, da uomo intelligente e acuto, si trasformò in un grigio bibliotecario che lavorava in Vaticano. E da lì, in questa sua veste oscura, nascosta, sobria, cominciò a costruire il partito che poi fu la Democrazia Cristiana. Quindi un uomo, se noi guardiamo le immagini oggi, le fotografie, i filmati, sembra, io me lo immaginavo come un professore di scuola elementare, un maestro elementare, vestito così con un normale cappotto, un cappello frocco, una persona che aveva dentro la grande forza che non lo capivi dall'esteriorità. Lo dico perché oggi l'esteriorità prevale invece su quello che c'è dentro. Come dice la mio padre, oggi vanno più di moda le cozze vuote, raccoz vacant, come si dice al mio paese. E invece quello era. Ora io mi fermo perché del libro deve parlare il professor Vacca, deve parlare di Mita. A Vacca farei una. Non ho capito. Cominciò in Trentese, allora, del giovane De Gasperi, che io ho accennato due cose, ma tu c'hai scritto lì. Quindi è bene che sia tu a parlare. Grazie per l'introduzione, molto avvertito, ci sono molti amici che vedono presenti, un pubblico molto qualificato, insomma, colleghi dell'Università di Pescara, Scrotto, Università di Padova, Francesi, tanti amici più o meno legati al mondo, al vecchio e sempre eterno mondo della Democrazia Cristiana. Ne vedo tanti, farei torto a qualcuno se dimenticassi di nominarli. Ho visto tra l'altro anche l'onorevole Delfino prima, se non mi sono sbagliato, che è un qualche parte, e che è un testimone del tempo. Bene, quando partecipai alla biografia più voci di De Gasperi, che era coordinata inizialmente da De Rosa, con cui io collaboravo, e successivamente per vari passaggi dall'onorevole Andreotti, io posi un problema, non fui molto ascoltato, ma era anche un elemento imberbe all'epoca, adesso che la parola nel frattempo in qualche maniera ormai sono cresciuti, ma all'epoca io proposi di denominare quella mostra bellissima che fu fatta a Roma, che girò per l'Italia, che si intitolava Un europeo venuto dal futuro. E io dissi, guardate che un europeo venuto dal passato, cioè dalle profonde radici dell'Europa. Ho fatto bene il giudice a ricordare che San Giorgi lo fa molto bene nel suo volume, l'origine asburgica, austriaca. Italiani d'Austria si definivano i trentini, i friulani, coloro che parlavano italiano, un impero che era multilingue, multiculturale, pluriculturale, per dire con più precisione, senza indulgere a neologismi, e soprattutto multietnico. Un Parlamento di Vienna, dove, lo dice De Gasperi in quelle note nervose che scriveva a fianco degli atti del Reichstag austriaco dove sedeva, diceva: sta parlando un deputato ruteno, lo fa naturalmente nella sua lingua, nessuno capisce niente, ma nell'impero è lecito poter parlare senza essere capiti. In un'Europa che andava avanti verso un'epoca in cui invece chi voleva parlare, soprattutto se era una minoranza, ne avrebbe avuto sempre meno cittadinanza e diritto, secondo me quella era una grande lezione del passato. Quando andai a scrivere quel mio libro, che se andiamo all'esito copia, mi piacerebbe molto farne avere una copia agli illustri ospiti, sono molto emozionato a parlare al tavolo dell'onorevole De Mita, come spero di sottoporre questo ormai vecchio volume, scrissi questo volume che, devo dire, era molto difficile muoversi nell'ambiente diretto da Andreotti con la presenza delle figlie di De Gasperi, non era facilissimo muoversi, tant'è che l'onorevole Andreotti, credo interpretando le sollecitazioni della famiglia, perché era difficile dire che De Gasperi aveva avuto questo passato austriaco, mi consigliò di
mantenere i toni bassi. A un certo punto mi consigliò addirittura di non scrivere affatto, di uscire da quella biografia, così fu. Io poi trovai l'editore La Terza che mi pubblicò il volume, che ebbe anche in qualche modo trovò un insperato successo. Ma capii che la resistenza non veniva dal mondo degli occhi, ma veniva addirittura dall'ambiente familiare in qualche modo, perché era quasi difficile dire che De Gasperi, scusate il lapsus, De Gasperi non era quello di Andreotti, non era quello che Andreotti aveva tentato di interpretare come suo epigono, che non era, e cioè non era quel patriota che sembrava fosse, ma era giusto che non lo fosse, era un fedele cittadino asburgico che cercava di evitare la prima guerra mondiale. Perché sapete che nel 1914, quando l'Italia non entra ancora in guerra, De Gasperi fa 3 viaggi in Italia e lo fa per tentare di far capire a quei testoni di Roma, scusate se è volgarizzo, che si poteva ottenere molto il parecchio giolittiano, cioè il Trentino e forse anche qualche isola dalmata, senza entrare in guerra, senza la necessità di quei 600.000 morti che ci sarebbero stati. Non fu ascoltato, segnalò alla... Questo fu un motivo di censura da parte della biografia di Gasperiano ufficiale. Risulta che ho trovato le carte che segnalò la presenza di Cesare Battisti, transfuga anche lui dall'impero, a Milano, e lui lo disse in Austria, era un fedele cittadino austriaco. 38-39 anni sono la metà della vita di un uomo, specialmente allora, oggi magari si campa un po' di più. Quindi voglio dire, queste radici culturali, l'intere europee che lui sperimenta. Io quando scrissi questa biografia giovanile me ne andai anche un po' gironzolando intorno alle strade dove lui abitò e vedevo che il percorso immaginario che lui compiva passava attraverso la sinagoga, passava attraverso la chiesa armena melchita. Guardate quest'uomo dove era vissuto, lontano dalla durezza degli intransigentismi clericali italiani, in un ambiente anche lì tollerante, cristiano sociale di Weger, tutta un'altra dimensione. Bene, queste radici culturali intereuropee di 38 anni, quasi 39 anni sotto l'impero asburgico, gli hanno fatto guadagnato l'epiteto di austriacante all'epoca. E il fascismo rincarò la dose, no? Nei motivi dell'esilio c'era anche questo, ma questo è stato un traditore della patria, un austriacante. Io ho scoperto un episodio bellissimo che è quasi da Joseph Roth e da romanzo. Quando Francesco Giuseppe viene fischiato dagli italiani in Parlamento, cioè proprio agli atti del Reichstag, e da Cesare Battisti e dagli altri irredentisti, e il giovane De Gasperi, che è segretario dell'Assemblea, perché è giovanissimo, che si alza e si mette davanti al suo imperatore, come per proteggerlo in qualche maniera. Questo non vuol dire che De Gasperi fosse filo austriaco, non lo era affatto, era un cittadino del suo tempo che cercava di vivere la sua italianità, che era dimidiante, era sofferta a questa condizione. Questo porta però per lui una grande eredità storica, perché quando De Gasperi è poi cittadino italiano a tutti gli effetti, porterà in quello che è definito il suo pragmatismo, porterà l'impronta di quella Austria efficiente, di quell'Austria di Weger che con i cristiano sociali diceva che si poteva dialogare con le sinistre, si poteva dialogare con i socialisti. Questo in Italia era una cosa che poi Sturzo avrebbe capito e tentato di fare, ma fino a quel momento cattolici erano a destra, clericani, lo sarebbero stati prima sotto i liberali e lo saranno stati poi sotto il fascismo, tant'è che qualcuno, anche cattolico, non tutti i clericani, ma anche i conti. Allora De Gasperi pragmatico? Sì, ma anche no, perché De Gasperi è un uomo di fede, San Giorgio ce lo mostra bene, una lettura costante delle scritture, una masticazione, una ruminazione, vorrei dire, delle scritture. Io ho trovato alcune frasi che lui scriveva in Parlamento addirittura, quindi chissà, pensava Tobia temeva Dio più del re, chissà a cosa si riferiva. Questa profonda fede, no? L'uomo di fede che crede in Dio prima ancora che non sovrano, ancora che non potere. E poi, durante la Prima Guerra Mondiale, quando accompagna l'esodo quasi biblico, ma poco studiato dagli storici, dei trentini che vengono portati nei campi, diremo di concentramento, ma insomma quasi, dell'Ungheria, e lui li segue, lui che lascia il Parlamento e decide di seguirli come un qualsiasi assistente, che scrive, riprendendo Isaia, vi seguirò come una madre, io vi consolerò come una madre. Questo senso che sarà poi della Chiesa conciliare, una Chiesa non più severa, ma una Chiesa materna, una Chiesa affettuosa. Grazie.
Queste cose De Gasperi cattolico se ne porta dall'impero austro-ungarico, con tutte le limitazioni che il movimento cattolico italiano gli rimprovera. La distanza dalla questione romana, De Gasperi non si entusiasma mai per la questione romana, non ne fa un problema, per il suo antimodernismo, tutto sommato. E forse questo aiuta molto Sturzo, che è l'altro grande campione in questo senso, nel costruire un movimento cattolico, un partito popolare, domani una democrazia cristiana, che è capace di essere anche laica, che è capace di quel popolarismo che Sturzo interpreta, ma che porta forse i segni anche del cristianesimo sociale e del sentire, del pensare europeo dell'uomo, che invece che la Roma papalina aveva come orizzonte Vienna, Budapest, Praga, la grande dimensione di un impero intereuropeo. Non voglio essere troppo lungo, ci sono relatori ben più illustri, a parlare di questo bel volume di Giuseppe San Giorgio. Dico soltanto che forse De Gasperi, questo senso dello Stato, questo senso del dovere, dell'istituzione che tanto è mancato agli italiani, è una nozione dello Stato di diritto che secondo me è venuta vivamente dall'impero e che porta con sé, porterà anche durante il fascismo, durante il lungo esilio nella Vaticana, quando la perdita della nozione di diritto è la più grave eredità che il fascismo ha lasciato all'Italia. Dunque, De Gasperi che guarda nel dopoguerra, faccio un ampio salto, San Giorgi ne parla molto più diffusamente, è un bel libro che è rivolto ad un pubblico vasto finalmente, che però ha i crismi della scientificità, e non solo perché ha citato 3-4 volte il volume, lo ringrazio che è l'ultimo degli studi, ma perché veramente riporta una tradizione di studi ad un pubblico più vasto. Io di questo mi sono molto grato, oltre che per il suo impegno nell'Istituto Sturzo, che resta forse per tutti noi il riferimento. L'Europa che De Gasperi ha in mente è un'Europa plurinazionale, non è l'Europa delle nazioni di De Gaulle, ma forse è ancora l'Europa intereuropea che lui ricorda. Seguirà l'Europa dei dittatori e poi l'Europa come il mondo perduto, che però guarda ad un futuro che De Gasperi cerca di costruire insieme ad altri due transfughi, guarda caso anch'essi del mondo tedesco, Adenauer, che è il pilastro del movimento cattolico sul Reno, e Schumann, che comunque è un uomo che nell'Alsazia-Lorena, contesa tra francesi e tedeschi, è rappresentante di un cattolicesimo, comunque debitore anche al versante francese, ma anche al versante tedesco. Ecco, il De Gasperi della prima ora, l'altro De Gasperi, come piace a me chiamarlo, sono stato ampiamente corretto da vari recensori impietosi in questo, è il primo De Gasperi, per me è l'altro De Gasperi, un De Gasperi poco studiato, San Giorgio gli rende merito, è il De Gasperi che crede di poter portare la Chiesa cattolica nella democrazia, la Chiesa di Pio XII che guardava ancora ad un impegno autoritario, in un modo moderno, in un modo laico, senza clericalismi che ne appesantissero l'azione del libero politico. Ecco, questo è il contributo che io ritengo di dare. Concludo con una frase che San Giorgio ben pone a suggello del suo volume, che come leggete dietro l'ha fatto scendere le aspre dal piedistallo di marmo sul quale è stato posto, e va calato appunto nella storia. E questo è un impegno che gli storici devono avere per rendere al pubblico non un monumento freddo, ma un personaggio che ha ispirato e Dio voglia continuerà ad ispirare le più giovani generazioni quando ce n'è veramente oggi tanto bisogno. Allora, prima di dare la parola al professor Vacca, che è uno storico, intellettuale, presidente di Giusto Gramsci, maggior esperto, studioso italiano di Gramsci e di Togliatti, e infatti poi una domanda la facciamo su questo, volevo spendere una parola a favore di questo libro, che è un libro da leggere in genere. Per dar valore a un libro si dice è un libro attuale, questo è un libro attuale, perché io ho trovato i problemi della fede, della religione, della laicità, ma i problemi di cui parliamo oggi, l'Europa, De Gasperi, l'Europa,
Nel 1953 De Gasperi esprime una preoccupazione per il finanziamento ai partiti, cioè stiamo a parlare del 53, e nel 51, ancora prima, Vanoni, al quale De Gasperi aveva commissionato la riforma tributaria, fa un quadro terribile dell'evasione fiscale in Italia. Cioè, vi dico che veramente questo libro uno lo legge e pensa, ma non sono passati 60 anni, siamo sempre lì, forse. Allora, invece al professor Falca farebbe piacere domandare, si può parlare di De Gasperi senza parlare di Togliatti? Forse no, io gli pongo la domanda a lui e risponderò a lui. Grazie. Bisogna spegnere quello. Allora io non gli dati la parola, però gli fornisco forse qualche motivo di ira, perché casualmente quando avevamo già deciso con Antonio di fare questo momento, leggo un articolo interessante sul Corriere della Sera, un articolo che annuncia, un articolo di Carioti che annuncia un articolo in pubblicazione su Critica Marxista, in cui si parla di una lettera che cool. Esatto, sono i partitari. Su questo ovviamente è vero che l'epistolario privato non è buon testimone. Qualcuno dice che l'epistolario Cicerone ce l'abbiamo perché Ottaviano era interessato a fargli fare cattiva figura, ed è la ragione per cui è arrivato fino a noi. Però insomma c'era molto rigore tra i due nel profondo, come mostrato questa lettera. Io ho una testimonianza diretta. L'Aiotti, che era compagna di Togliatti, quindi non estranea, ha celebrato l'anniversario della morte di De Gasperi come presidente della Camera ed espresse questo giudizio, all'epoca evidentemente, che il governo De Gasperi era stato il miglior governo della Repubblica. Questo l'Aiotti. Poi, parlando con me, raccontò che alla notizia della morte di De Gasperi, Togliatti era molto inquieto, perché da una parte avvertiva il bisogno di andare ai funerali, dall'altra la preoccupazione che nell'immaginario collettivo la presenza potesse essere letta più come un rito formale anziché come una partecipazione, e scrive un pezzo per la morte di De Gasperi. Poi adesso, diciamo, molti pubblicano così utili. No, non sono mai utili, no. Perché siamo pubblicati in peso, perché no, la mano dico. Si vediamo, e tanto meno io non leggo. Se dovessi io dire, perché io non sento, ma io sono la storia, cioè nel senso che l'ho vissuta, sul punto più delicato, quello dei fatti lateranensi, se si fosse deciso secondo, come dire, le tendenze dell'epoca, noi avremmo aperto una grande guerra religiosa. E la guerra religiosa e il conflitto politico non so come si poteva svolgere. Togliatti da solo decide di assumere, da solo, non lo dice nessuno, o qualcuno, di assumere la posizione concordataria. E l'ha raccontata Andreotti, neppure Andreotti lo sapeva. Togliatti incontra Andreotti e gli chiede la cortesia di avvisare De Gasperi di essere presenti in aula il giorno in cui lui parlava sull'articolo 7. Grazie. Ma l'aveva avvisato Tardini. E lascia stare in particolare. Cioè il Papa. Allora, prima però fatemi dire qualche cosa di personale. Di personale per Giuseppe e di personale da parte mia. Quando Peppe San Giorgio aveva già scritto questo libro, me ne dette gentilmente un manoscritto chiedendomi anche di leggerlo. Avevamo cominciato un dialogo
anche su De Gasperi, da non molto tempo, perché ci frequentiamo da pochi anni, e io purtroppo avevo troppi impegni e non l'ho fatto. E sento il bisogno di esprimere pubblicamente questo rammarico, personalmente glielo già messo, perché mi ero perso qualche cosa, meno male che poi, avendolo pubblicato, ho potuto rimediare, e avendo anche accolto l'invito, la richiesta a parlarne pubblicamente, ne ho fatto una lettura molto attenta e gli sono francamente grato. Adesso dirò perché. Il perché nella motivazione innanzitutto per cui lui ha scritto questo libro, che è riassunta in un pensiero che poi è riportato in quarta di copertina e su cui si è soffermato brevemente già Trinchetti. De Gasperi l'ha fatto scendere dal piedistallo di mamma, forse nel seminario di mamma. Dalla periferia si capisce di più, come dice questo padre. Allora, De Gasperi l'ha fatto scendere dal piedistallo di marmo sul quale è stato posto e va calato tra noi. O quella giustizia che il tempo gli ha reso resterà nei libri di storia, ma non sarà nella vita di oggi del paese, per aiutarci a capire come riprendere la via dello sviluppo. Beppe ha intitolato questo libro Uno studio, perché diciamo, una letteratura storiografica mai esaustiva, perché non c'è mai nulla di esaustivo, ma ormai da considerarsi esauriente su De Gasperi c'è, e c'è, si viene accrescendo negli anni, e ha sicuramente contribuito a cominciare dal libro non recente di Pietro Scoppo nel 1977, saggio scritto dal 74-77, poi divenuto un libro, La proposta di De Gasperi, ha contribuito a far sì che con molta fatica tutte le principali correnti culturali di questo paese potessero giungere ad un giudizio condiviso sulla grandezza e sul ruolo storico e politico di De Gasperi. E questo grosso modo intorno al 50° della sua morte era già un risultato al quale si è contribuito variamente, e hanno contribuito storici e studiosi di diversa ispirazione e di diversa matrice. Forse è rimasto fuori da questo concorso, ma perché è rimasto fuori da ogni vera storiografia intelligente, solo qualche spezzone di vecchia storiografia nazionalista, che però è molto influente dal punto di vista della cultura circolante nel paese. E allora lui ha fatto un'altra operazione, e da questo punto di vista in particolare ha fatto un'operazione magistrale che rende, come devo dire, attuale perché palpitante la persona e l'uomo De Gasperi, che è il massimo di attualità che si può cogliere in un personaggio quando se ne ripercorre la vita, collocata nel suo tempo e nella storia a cui è appartenuta. E da questo punto di vista io voglio ricordare in particolare alcuni capitoli, mi fermo solo a due. Quello in cui racconta e ricostruisce la vita familiare di De Gasperi, giovandosi di una consuetudine coltivata con sobrietà, con tenacia, con le figlie di De Gasperi, con tre delle quattro figlie, quelle viventi, in particolare con Cecilia, che aveva parlato poco, e che invece la coccola racconta un padre che diciamo, fa bene all'anima leggere, di chiunque, e forse
di qualunque età e di qualunque tempo. E poi c'è un'altra intuizione che io, quando Peppe mi aveva incominciato a sfrogogliare su questo, io non avevo capito, io ho avuto fortuna, l'onore, che sarà compito impegnativo, di essere inviato, invitato dalla Fondazione De Gasperi di Rete Sim di Trento a tenere la lezione commemorativa di De Gasperi, Confessione della Morte, proprio del 150° della storia d'Italia. Ne sono stato molto onorato, mi sono molto impegnato, mi ha fatto molto bene. E lì, tra l'altro, diciamo, abbiamo ulteriormente approfondito l'inizio di una vera amicizia con Peppe. E naturalmente ho potuto poi ricostruire che non è stata una decisione facile per chi l'ha presa. Era un suggerimento che veniva dalla segretaria generale dell'Istituto Sturzo, attualmente onorevole Flavio Piccoli Nardelli, e da Peppe Tognoni, al Diego di Scopola, illustre storico. E non era stato facile perché anche ci voleva il consenso della famiglia, le figlie non erano tutte dello stesso avviso. E io mi sono trovato di fronte innanzitutto a un pubblico molto vasto, perché il fatto che il presidente dell'Istituto Gramsci celebrasse, facesse, come si dice pomposamente oggi, la Lectio Magistralis su De Gasperi nella ricorrenza della sua morte, ma nel 150° per l'Unità d'Italia, suscitava curiosità o anche dubbi e perplessità, anche perché io sono un vecchio comunista togliattiano e perciò, solo perciò, per Luciano e tale sono, che non vuol dire che sono iscritto, sono iscritto al PD e scommetto sul PD, ma esattamente il nome di come interpreto e do valore alla mia esperienza, è una storia che credo che non sia rimasta immobile, almeno nella mia testa. Era impressionante perché c'avevo lì le famiglie, Eleni di Sturzo, famiglia De Gasperi e varie altre, famiglia Scopola, e famiglia Bachelet, famiglia Elia, e però avevo lavorato seriamente e quindi avevo fatto una cosa, diciamo, onesta. E quindi era andata bene. Poi c'era un momento di intervallo perché, come usa a Trento, e giustamente è giusto che si faccia così, perché una delle passioni delle Gasperi erano i cori alpini. Nei pochi minuti che eravamo fermi al tavolo di fronte a 600 persone, Beppe Tognoni e io, Beppe ha detto: fermati, non ci muoviamo, perché dovevano venire gli alpini per cantare. Io, un po' perché ero molto emozionato, un po' perché c'era qualche punto, ho detto: scusate, io vi devo dire una cosa. Io certo sono anche uno storico, ma sono soprattutto una persona appassionata moralmente. E io vi ringrazio per questo impegno che mi avete chiesto, perché mi ha portato a concludere che per quanto mi riguarda biograficamente, io da oggi non c'ho più solo un padre, ce ne ho due. Io pensavo di avere solo Togliatti come padre, posso dire che ce ne ho due. E quindi mi avvicino. Come è stato detto da un simpatico deputato del PD che viene dalla DG e della mia terra, anzi della terra di Vendola, Gero Grassi, quando ha detto questo libro che io avevo pubblicato, ha detto: sì, è bene, non mi hai detto moriremo democristiani col punto interrogativo, dovevi dire vivremo democristiani. Dico: ma va bene. Naturalmente io ho scritto quel libro per dire che non è così, perché, ma non devo parlare di questo, devo parlare del libro di Peppe San Giorgio. E con questo mi avvicino di più al tema che mi ha proposto Antonio, ma anche a qualche considerazione su un altro capitolo particolarmente intelligente e sensibile, per trasmettere ad un pubblico che non è fatto di chi vuole prendersi un libro di storia come lo si prende per andare a fare un esame,
oppure perché si ha una particolare disposizione a leggersi la storia accademica, la storia degli storici. Ma nello stesso tempo, quando si fa divulgazione, si fa divulgazione fondata e non giornalistica. Giornalistica tra virgolette, perché anche Peppe San Giorgio è un giornalista, ma c'è giornalista e giornalismo. Di solito il giornalista che scrive di storia lo fa perché deve sostenere la tesi. Anche lo storico che scrive di storia quasi sempre fa così. Non è il caso. Lui si propone di illuminare l'umanità e la spiritualità di una particolare figura della vita politica italiana. E da questo punto di vista usa un altro ulteriore paradigma, quello delle vite parallele. Cosa su cui mi aveva scritto? Forse dovremmo lavorare insieme a scrivere vite parallele, quella era una grande idea, quella di Plutarco. Qui c'è scritto un capitolo. E in questo capitolo si trovano altre cose molto significative, non ignote a chi insomma ha letto, sa insomma come è andata la storia d'Italia dal fascismo alla morte di De Gasperi, qui ci si ferma, però viste con una ulteriore luce dell'intelligenza e della passione morale che contraddistingue una persona come Peppe San Giorgio. E quindi ci sono quattro esempi di vite parallele. Il primo riguarda Togliatti e De Gasperi, ma non meno interessanti sono quelli che riguardano Togliatti, De Gasperi e Pacelli, De Gasperi e Donati, De Gasperi e Dossetti. Ma fatta questa premessa rispondo su Togliatti, su De Gasperi e Togliatti, e poi mi taccio. È persino banale doverlo dire, però purtroppo per come vengono giocate le ricorrenze, da un lato si isolano personaggi, biografie, oltre, diciamo, oltre il buon senso. Faccio un esempio per chiarire che voglio dire. Questo è l'anno in cui ricorre il 60° di De Gasperi, il 50° di Togliatti, il 30° di Berlinguer, e mi fermo a tre grandi personalità politiche dell'Italia repubblicana, se andassimo più indietro, è anche il 90° di Matteotti. Beh, insomma, alcuni mesi sono stati fortemente, alcuni mesi della narrazione pubblica e dell'immaginario collettivo sono stati fortemente sollecitati dalle più diverse prospettazioni di Berlinguer, che salvo pochissimi casi non hanno fatto onore alla statura di Berlinguer, ne hanno fatto un uso politico di breve e di parte, e senza, diciamo, ricollocarlo quantomeno nel cuore delle personalità storiche e politiche fondamentali dentro le quali anche una biografia come la sua va in qualche modo inserita e incastonata. Naturalmente una biografia, ma come si fa appunto a parlare di De Gasperi senza parlare di Togliatti, o a parlare di Togliatti senza parlare di De Gasperi? E da questo punto di vista io mi soffermo con qualche osservazione e approfondimento su un suggerimento, su un giudizio che, diciamo, sintetizza le vite parallele di De Gasperi e di Togliatti, che tra l'altro sono illuminate in vari momenti, questo parallelismo è illuminato in vari momenti e anche con aneddoti molto gustosi. Per esempio, quando Roma viene liberata e cominciano a essere pubblicati di nuovo Il Popolo e l'Unità, si stampavano nello stesso palazzo e ristampava la stessa tipografia, e ovviamente a Roma il retroterra del Popolo era molto più solido, robusto del retroterra dell'Unità, per cui i tamburini con l'annunzio dei film li aveva Il Popolo, e l'Unità li ricopiava, ma li prendeva pari pari, e sul Popolo non c'erano solo gli annunci dei film, ma c'erano anche i giudizi, e certo i giudizi della Commissione Episcopale. Centro Cattolico Cinematografico. CCC. E l'Unità li riportava pari pari.
questo da un lato ha un significato profondo, per dire che sostanzialmente c'era una moralità, un senso comune profondamente condiviso, sarà stato retro, sarà stato rurale, ma era profondamente condiviso, ma quel CCC per i lettori di Unità significava Commissione Centrale di Controllo. Ecco, non sono aneddoti di grande finanza. Veniamo a giudizio, eccetera. C'è una pagina, credo sia la 118, in cui dice, beh, insomma, perché il ruolo di De Gasperi è stato quello, diciamo, del padre della Repubblica, così come anche quello di Togliatti, sebbene vi facesse resistenza. Ecco, io penso che questo è un giudizio che va approfondito. Naturalmente non posso approfondirlo fino in fondo, mi limito a delle battute. In prospettiva storica dell'anno, io penso che la storia politica si interpreta meglio usando la categoria dell'egemonia. De Gasperi è la figura egemone, come la Democrazia Cristiana è stato il partito egemone del sistema politico della Prima Repubblica, almeno fino a che non ha cominciato a sfasciarsi, e ha cominciato a sfasciarsi un po' prima dell'89. Adesso non voglio, anche perché c'è il protagonista su queste linee, che dica lui se e cosa pensa su quando ha cominciato a sfasciarsi, che quando comincia a sfasciarsi vuol dire che un sistema egemonico non funziona. Che vuol dire un sistema egemonico? Un sistema egemonico è un sistema plurale e relazionale. E quindi se la DC è il partito egemone, quello che diventa il secondo partito in qualche modo è coimplicato in questa funzione. Come junior partner, altrimenti non c'è l'egemonia. C'è un libro bellissimo scritto dal direttore dell'Istituto Gramsci che si chiama Lì, non io, mio successore, il professor Pons, l'impossibile egemonia, esattamente per dire che, e si ferma naturalmente a 52, credo, che il PC non era nelle condizioni di essere un partito egemone, e forse, qui poi chiudo veramente con una battuta, la grandezza di quegli altri era nel saperlo e nell'aver commisurato gli obiettivi, ma anche cogestito i rapporti di forza in maniera tale che all'interno di questa asimmetria comunque si potesse concorrere a costruire uno straordinario paese, quale quello che è stata l'Italia tra il 1948 e il 1971, 72, 73. Questa periodizzazione, per quanto mi riguarda, andrebbe spiegata, ma l'ha spiegata sulla base della periodizzazione necessaria per capire i cicli della storia internazionale contro i quali la storia italiana era inserita. E quindi questa è l'unica, diciamo, osservazione o tema di approfondimento ulteriore, perché merita di essere approfondito, perché non è che è un giudizio che non nasce da un giudizio di valore o da un pregiudizio, da una valutazione storica, io credo possa essere ulteriormente approfondita. Grazie. Grazie, professor Vacca.